grazie per tante ragioni, ecco, questo sigillo con le due mani che si stringono non me lo aspettavo, avevo già avuto occasione nella mia Alessandria di apprezzare, ecco, l'intelligenza, come dire, della federazione di categoria che è in quel caso specifico della, era la ricorrenza della fondazione dell'ordine, ricorrenza che quando si superano appunto i 99 anni diventa importante. E quindi grazie anche per questo, sono riuscito a ritagliare questo momento, poi quando si vogliono fare le cose si riesce anche a farlo, anche come segno di attenzione verso Utifar, che ho seguito in questi mesi da lontano e di cui ho visto le prese di posizione garbate, discrete, impegnative, ma appunto argomentate, sempre argomentate. E sono anche lieto che questo si svolga qui, ecco, in questa fiera di Verona, lo dico al presidente della fiera, noi abbiamo in questo momento in conversione in legge alla Camera dei Deputati un decreto legge, è stato un po' alluvionato, nel senso che su di esso sono stati presentati buoni emendamenti, ecco, mal contati, sono 7-800, ma non sono ostruzionistici, sono, esprimono, come dire, qualcuno, chi mi ha preceduto, le persone che mi hanno preceduto, ha sottolineato proprio questa, diciamo, forte attenzione italiana per i temi della salute e della sanità, sottolineava l'assessore Coletto, ecco, io leggo così, caro Luigi D'Ambrosio Lettieri, questo numero così forte di emendamenti, ecco, come l'attenzione dei tuoi colleghi deputati, ma so che dentro questi emendamenti c'è anche un afflato che viene anche dall'altro ramo del Parlamento, un'attenzione al miglioramento, ecco, della sanità, del Servizio Sanitario Nazionale, e quindi atti, ecco, in commissione confermano questa lettura. Dicevo, Presidente, che il titolo di questo decreto legge è disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese attraverso un più alto livello di tutela della salute. Ecco, salute e sviluppo. Io credo che aver scelto, qui lo dico al Presidente Leopardi, aver scelto questo luogo simbolizza proprio questi due momenti, no? Farmadeis, ma qui alla Fiera di Verona, che è un nodo strategico del nostro sistema, come dire, di presentarci all'Europa e al mondo. Quindi anche per questo, ecco, credo che sia importante questo momento. E per il titolo, no? Ricette per il cambiamento, ricette appunto. Prescrizioni o idee, in questo caso, per il cambiamento, certo, graduale, ma cambiamento, non cambiamento per il cambiamento, ma alcune abitudini forse che ci hanno accompagnato durante gli anni della Repubblica, in questo momento, che è un po' di svolta, perché lo è a livello internazionale, quindi non può non esserlo anche a livello italiano, ecco, forse alcune abitudini, alcuni modi vanno davvero superati, no? Ecco, senza evidentemente essere dei nuovisti a tutti i costi, perché questo non è. Ecco, nel cambiamento c'è anche il passaggio di ruoli, no? Giustamente veniva sottolineato il passaggio del farmacista, professionista del farmaco, professionista della salute.
anche noi clienti forse dobbiamo fare un passaggio che deve essere favorito, cioè da clienti a utenti. Se la farmacia deve diventare farmacia di servizi, la figura del cliente è riduttiva. Il cliente ci vuole sempre, perché la farmacia è l'esercizio commerciale, ma forse va intesa in un senso un po' più largo. Dunque, anche da questo punto di vista, un cambiamento. E mi è piaciuto molto nello sport, ecco, prima di tutto persone, e questo è evidente che sposa ancora maggiormente il passaggio da cliente a utente, cioè a persona utente. Un presidio sociosanitario, sì, lo diciamo da tanto tempo, in parte lo è, ecco. Quello che vorremmo, credo tutti, è che lo sia sempre di più. Abbiamo fatto gesti che vanno in questa direzione? Io credo di sì, complessivamente. Non mi pare, lo dico al sindaco Tosi, che ringrazio per la presenza, per le parole, io non credo che, pur essendo contenuto, l'ho detto in sede di conferenza stampa con il presidente Monti di presentazione del decreto legge sulle liberalizzazioni, cioè pur essendo stato contenuto dentro un decreto legge che veniva giustamente presentato così, al fine di far crescere l'Italia, ma come conosciuto decreto legge sulle liberalizzazioni, in questo nostro settore di liberalizzazione vera e propria non si può parlare, forse non si deve parlare, certamente non si può parlare. È un tentativo, è stato un tentativo su cui io confido molto nell'attuazione, ma ci dirò, la dirò su questo punto fra poco, di dare un po' di respiro, ecco, un'apertura a un sistema probabilmente un po' troppo rigido, ecco, un po' troppo, forse un po' pietrificato, ecco, quelle abitudini che magari è bene ogni tanto rinnovare. Ecco, io darei un'interpretazione più modesta, ecco, se vogliamo, a questo nostro intervento, tanto più che poi quei profili che hanno impensierito e che impensieriscono maggiormente la categoria sono profili che magari sono stati il frutto di qualche disattenzione nella fase di conversione in legge del decreto stesso, nella confusa e qualche volta anche forse un po' confusa le fasi di conversione in legge del decreto stesso al Senato, e alcune di quelle sono state rimediate, ecco, sono già state rimediate dal legislatore, e altre, mi riferisco soprattutto alla questione, ma adesso che non c'è più la pianta organica, che cosa c'è? Ecco, altre lo sarebbero state più facilmente, poi c'è stata qualche eterogenesi dei fili probabilmente, ma lo saranno in sede auspicabile di approvazione del disegno di legge, del piccolo disegno di legge, quindi è auspicabile, anche perché è piccolo, se no forse non ci sarebbe il tempo per approvarlo in sede attualmente presentato alle Camere. Quindi forse, ecco, tutto questo profilo, le preoccupazioni possono cedere lo spazio a che cosa? Beh, appunto, a un'attuazione di queste regole, delle regole che ci portiamo dietro da qualche anno, perché noi abbiamo adesso avuto uno stimolo in più nella cosiddetta spending review, che può essere considerato un tentativo originale di alfabetizzazione dell'inglese, no? Perché la maggior parte delle persone, anche dove avremo dei termini equivalenti, però ecco, abbiamo preso questa abitudine, quindi è anche comoda, perché effettivamente l'inglese ha una capacità di condensazione che la nostra.
di Enrico abbiamo avuto uno stimolo che di per sé giuridicamente non era necessario, perché noi il nuovo sistema di remunerazione dovevamo già applicarlo, no? Non è l'unico caso, qualche volta il legislatore si dà questi strumenti.